Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Fratelli e sorelle, in questa domenica di fine luglio la buona novella vi raggiunge ancora una volta dal Museo Diocesano di Lanciano e precisamente davanti alla vetrina che racchiude il tesoro della Madonna del Ponte. Abbiamo scelto questo luogo perché, come abbiamo ascoltato, il Vangelo di oggi ci parla di tesoro nascosto, ci parla di perla preziosa. Nel corso dei secoli passati, le persone, nella loro devozione a Maria, hanno voluto offrirle un tesoro, hanno voluto offrirle delle perle preziose, ma non è di questi tesori che noi oggi vogliamo parlare, non è di queste perle che noi oggi vogliamo raccontare, ma del loro significato simbolico. Il tesoro nascosto nel campo è Gesù e il suo Vangelo. La perla preziosa, che vale più di tutte le altre, è Gesù e il suo Vangelo. Per questo tesoro, per questa perla, vale la pena vendere tutto, vale la pena mettere in gioco tutta la propria esistenza. Del resto, già la sapienza orientale ce lo dice: vivi davvero solo quando hai trovato un tesoro per il quale saresti disposto a morire. Siamo disposti, io e voi, a morire per Gesù e per il suo Vangelo? Siamo disposti, io e voi, a morire per Gesù e il suo Vangelo, che sono il nostro vero tesoro, che sono la nostra vera perla? Perché se non fossimo disposti a fare questo, non arriveremmo mai alla gioia piena nella nostra esistenza, non arriveremo mai ad avere una vita pienamente riuscita, non troveremo mai la felicità. E mentre invece noi siamo cercatori di felicità, ce lo ha ricordato Sant'Agostino nelle sue riflessioni: Signore, ci hai fatto per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. In effetti, la nostra vita è una continua ricerca della felicità e della gioia, della pienezza della vita e della sua realizzazione. Soltanto che a volte facciamo fatica a capire come orientarci fra le mille proposte che il mondo ci fa. Nell'antichità c'erano varie filosofie, c'erano varie religioni, ognuna diceva di essere la migliore. Lo diceva la filosofia e la religione egiziana, lo diceva la filosofia e la religione mesopotamica, lo diceva la filosofia e la religione greca, lo diceva anche la filosofia e la religione ebraica. Gli ebrei infatti dicevano che chi trovava la Torah
chi aveva il tesoro della Torah aveva il meglio che si potesse aspettare un uomo nel mondo, tanto che, secondo gli ebrei, loro erano invidiati da tutto il mondo perché nessun popolo aveva un Dio così vicino a sé come appunto avevano gli ebrei. Nessun popolo aveva una legge buona e bella come quella che Dio aveva rivelato agli ebrei. Noi, rispetto al mondo antico, abbiamo ancora più offerte. Basta accendere la TV, ascoltare la radio, sfogliare un giornale e soprattutto andare a fare, per così dire, una passeggiata sul web per vedere una infinità di proposte di felicità. C'è chi propone la felicità nei viaggi, chi nella ricchezza, chi nel successo, chi nel potere e chi più ne ha più ne metta. Un po' sempre è stato così, ma oggi lo è ancora di più. Sbagliare nella ricerca del tesoro, sbagliare nella ricerca della perla preziosa, significa sbagliare nella propria vita, fallire nella propria esistenza. E sbagliare è facile. Anche San Francesco, santo conosciuto da tutti, nella sua prima giovinezza aveva pensato che il tesoro della sua vita potesse essere il successo, il diventare cavaliere, la fama e gli onori. Aveva pensato che queste cose potessero essere la perla preziosa della sua vita e aveva fatto tutto il possibile per ottenere fama e onori. Ma il suo cuore era rimasto incompleto. Il suo cuore aveva ancora fame, aveva ancora sete. E per non rimanere nella tristezza, Francesco fa il grande salto. Si fida della proposta di Gesù, lascia tutto quello che il padre gli voleva dare, addirittura lascia anche i vestiti, rimanendo completamente nudo e iniziando un'altra strada, la strada che lo porterà, come lui stesso dice, alla perfetta letizia. Quale differenza con il giovane ricco del Vangelo, il quale intuisce che il vero tesoro è Gesù, intuisce che la vera perla preziosa è ciò che Gesù sta comunicando, il suo Vangelo, la sua buona notizia, e chiede a Gesù cosa deve fare per ottenere la vita eterna, la vita dell'Eterno, la vita piena. E Gesù glielo dice: lascia tutto, vendi tutto, dallo ai poveri, vieni dietro di me. Ma questo giovane non ha voluto correre questo rischio. Questo giovane non si è fidato delle parole di Gesù e, come annotano i Vangeli, se ne andò via triste. Perché questa è la caratteristica di chi non coglie il tesoro. Questa è la caratteristica di chi non trova la perla, la tristezza. Mentre al contrario, la caratteristica di chi trova il tesoro o la perla è proprio la gioia. Sia il contadino che trova il tesoro nascosto nel campo, casualmente, sia il mercante di perle che trova la perla di grande valore dopo una grande ricerca, entrambi vanno pieni di gioia, vendono tutto quello che hanno e comprano il campo, comprano la perla, perché lì hanno trovato il tesoro della loro vita. Quindi queste due parabole ci dicono che a volte il Vangelo e Gesù ci possono raggiungere quasi casualmente, a volte li possiamo trovare dopo una lunga, lunghissima, appassionata ricerca. L'importante è che una volta trovati non ce li lasciamo scappare. L'importante è che una volta trovati li custodiamo e investiamo su di essi l'intera nostra vita. Questo contadino probabilmente lavorava per un ricco possidente terriero. Arando quel campo aveva visto un luccichio e aveva intuito che sotto poteva esserci nascosto un tesoro, perché questo capitava spesso nell'antichità. Nei momenti di guerra, nei momenti di confusione,
Ognuno nascondeva le sue cose nel terreno, poi doveva forse fuggire in attesa di poter tornare a riprendere quelle cose. Ma forse perché rimasto ucciso in guerra o per altri motivi non riusciva più a tornare e quelle ricchezze rimanevano sotterrate a lungo finché qualcuno casualmente non le trovasse, proprio come successe a quel contadino. Lui non prende solo una parte di quel tesoro e va via, non si accontenta di una pagina del Vangelo, non si accontenta di una semplice parola di Gesù, vuole tutto il tesoro, vuole tutto il Vangelo, vuole incontrare in modo definitivo e pieno il Signore. E il mercante di perle ha già girato il mondo per trovare tutte le perle che già possiede, la sua ricchezza è incalcolabile, eppure quando trova la perla di grande valore, la più bella di tutte, perché la perla nell'antichità rappresentava la bellezza, non esita a vendere tutto per comprare quell'unica perla. Saranno stati presi per matti quel contadino e quel mercante, eppure è solo con questa forma di pazzia che hanno realizzato la loro vita e trovato la felicità. San Paolo ci dice che tutte le cose del mondo, lui, dopo aver incontrato Cristo, le considera una perdita, le considera come una spazzatura, perché ha trovato la vera ricchezza, ha trovato il vero tesoro, che è appunto Gesù. Allora accogliamo San Paolo come nostro modello, accogliamo San Francesco come nostro modello e non il giovane ricco che rimane nella tristezza. Certo, un momento di ripensamento può capitare a tutti. Anche quel contadino ci avrà pensato prima di vendere tutte le sue proprietà per comprare quel campo. Anche quel mercante ci avrà pensato prima di vendere tutte le sue perle per acquistare quella più preziosa e più bella di tutte, ma poi lo hanno fatto, non hanno perso tempo. In fretta, ci ha detto il Vangelo, hanno compiuto queste decisioni e queste scelte. Così dobbiamo fare anche noi. Non dobbiamo distrarci, non dobbiamo lasciarci condurre per altre strade. Pietro e gli apostoli un giorno dissero a Gesù: «Ma noi che abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa abbiamo in cambio?» E Gesù lo dice loro: «Vi siete fidati di me? Avete accolto nella vostra vita il mio tesoro, la mia perla preziosa? Avrete 100 volte tanto in questa terra ciò che avete lasciato e avrete la vita dell'Eterno. E avrete la felicità piena e avrete la gioia duratura. Sarà così anche per noi». C'è però una terza e ultima parabola che Matteo riporta nel capitolo 13 del suo Vangelo che oggi terminiamo di leggere, quella della rete, la più grande rete, come dice il testo originale greco, che raccoglie ogni genere di pesci, buoni e cattivi. E a dire il vero, raccoglie anche tutto ciò che incontra. Era una rete a strascico, quindi prendeva rami, foglie, fango, tutto quello che trovava prendeva. Una volta arrivati a riva c'era la cernita, c'era la divisione, la separazione fra ciò che è buono e ciò che buono non è, fra ciò che vale la pena tenere e ciò che deve essere gettato. Questa scelta, una volta che abbiamo incontrato Gesù, la dobbiamo fare anche noi nella nostra vita. Non dobbiamo lasciarci fuorviare dal linguaggio apocalittico che Gesù usa, dalle sue immagini che possono incuterci anche un po' di paura, la fornace ardente, lo stridore dei denti. Quello che interessa è che questo è un Vangelo, è una buona notizia per noi. E la buona notizia è che nella nostra esistenza c'è una parte buona e c'è una parte fallimentare, marcia, che dobbiamo abbandonare, che dobbiamo lasciare, che non resiste alla prova del fuoco, che non resiste alla prova del tempo. Non abbiamo timori a lasciarci alle spalle ciò che non conta.
Non abbiamo timori ad abbandonare dietro di noi tutto ciò che non serve per la nostra realizzazione e la nostra gioia, per la pienezza della nostra vita in Cristo. E fidandoci di Lui, seguiamolo, perché, come già qualche altra volta vi dicevo citando il Concilio, chiunque segue Gesù, l'uomo perfetto, si fa anche lui più uomo. Buona estate a tutti.